Buongiorno a tutti. Allora, questo è il look che vedrete tra poco. È un look che è sul viola, un trucco un po' più allungato, molto molto semplice da realizzare. Volevo utilizzare solo gli stick eyeshadow di Kiko, ma quando si vanno a sfumare comunque perdono l'intensità, quindi alla fine ho utilizzato anche due ombretti. E ciò, come vi dirò all'inizio del video, la pelle è estremamente disidratata in superficie, quindi questa è una base realizzata per le pelli secche. Quindi è strano sentirlo dire da me che io ho sempre combattuto l'acne e in effetti ce l'ho ancora, ma per via di un mix di cose che sono successe, tipo vento e cura per l'acne che sto facendo, mi si è disidratata, quindi in questi 2 giorni non mi sono truccata molto la base proprio perché mi si crepa, infatti sul naso qui un po' si è crepata, ma è così. E niente, io spero che il look vi piaccia. A proposito, mi avete chiesto come era fatto l'anello, e così l'ha fatto Marco ed è bello. Prima di iniziare ci tenevo a dirvi che ovviamente sono sconvolta per il terremoto, che cavolo, cioè, arriva così, distrugge case e per fortuna non ci sono vittime, perché è la cosa più importante ed è una delle cose che mi fanno più paura. Quindi sono vicina a tutte le persone che sono per strada e non hanno più un tetto, quindi niente, io vi lascio al video, un bacione. Allora, come avrò detto già sicuramente all'inizio del video, sto avendo dei problemi molto seri con la pelle perché si è disidratata tutta e vado adesso con questa meravigliosa crema che ormai utilizzo purtroppo quando mi succede una cosa del genere, che è molto raro, però mi è capitato altre volte. È la Defense Tolerance 100 di Bionique, che praticamente è una crema tipo mousse. La uso spesso anche come base trucco perché è leggera, la 100, la 200 è più grassa e idrata bene. Il problema che ho avuto io è sicuramente dovuto da un mix di cose, sia un freddo improvviso perché ha iniziato a tirare vento e un trattamento all'acne che stavo facendo, che ho ovviamente interrotto, e quindi praticamente ho sempre la pelle grassa, ma la superficie della mia pelle, l'ultimo strato della mia pelle, si è praticamente spaccato, per cui non so se riuscirò a truccare la base. Quindi tra l'altro vado anche molto di fretta, quindi vediamo un po' quello che ne esce, perché ho tentato di truccarla questi ultimi 2 giorni ma senza riuscirci. Come contorno occhi utilizzo l'Epilux di Dermo Research, anti occhiaie e anti borse. Quindi andremo a bello rinfrescante questo. Quindi andremo a fare un look molto veloce da realizzare. Allora, sulle labbra, siccome vabbè vado a mangiare la pizza, ma anche le labbra sono estremamente secche, utilizzo questo qui che è il Rêve de Miel, cioè il balsamo labbra di Nux, che ha... Lo vidi utilizzare da Giuliana. Non so se riuscite a vedere come sto rovinata. Questa secondo me è anche una situazione da stress. Allora, per fare questo look super veloce utilizzerò principalmente questi 2 matitoni di Kiko, il grigio che è il 19 e il viola che è il 16. Ok, allora inizio, cioè vedete sono screpolata anche qui, ma dicevo, inizio sulla palpebra mobile come se dovessi fare un eyeliner e poi vado a sfumarmi questa riga che ho fatto stesso con le dita. Ok, poi vado nella piega e vado a risfumare. Vedete, ci ha dato giusto un po' di ombreggiatura. Prima di truccare anche la parte inferiore applico un pizzico di correttore. Questo è sempre di Kiko, che mi hanno inviato ed è, credo sia nuovo, cioè non è ancora uscito. Dopodiché prendo questo ombretto viola elettrico di Defa Cosmetics che si chiama Berlin Culling, che è lo 010, e vado esattamente al di sopra
di questa matita con un pennellino piccolo. Senza sfumarlo, perché adesso utilizzerò un pennello a sfumatura, che è questo qui di Sigma, bello ampio. Ok, sono ancora sconvolta dal terremoto che sta facendo. E una dei miei più, cioè le mie più grandi paure in assoluto è quella del terremoto. Cioè io ho una paura, quando ero piccola me lo sognavo sempre. Dopodiché col matitone di prima vado leggermente sotto, così a sporcare le ciglia inferiori, e poi vado col matitone grigio esattamente al di sopra l'attaccatura. Ok, così. E vado ad utilizzare la matita numero 13 di Wycon, che è un grigio matte che mi piace molto. Ok. Adesso sul dotto lacrimale vado ad applicare questo ombretto qui, che è della Custudio, un'azienda che mi mandò dei prodotti l'anno scorso e con i quali, soprattutto gli ombretti, mi sono trovata benissimo. Vedete che cos'è? Mi piace molto. È un panna con dei riflessi rosa e lo trovo indicato con un trucco che va appunto sul viola. Per dare maggiore intensità vado col marrone, sempre di Deva Cosmetics, nella piega palpebrale, per andare anche un po' a scaldare questa parte qui. Quindi vado direttamente con l'ombretto a sfumatura. Quando utilizzate questi ombretti che hanno una bella percentuale di rosso, ricordatevi sempre che all'interno della congiuntiva dovete mettere qualcosa, perché altrimenti sembrerà che avete l'occhio arrossato. Quindi io in questo caso ho messo la matita grigia, ma voi potete metterla nera, burro. L'importante è che mettete qualcosa, o la schiarite o la scurite. Poi mascara. Vado ad utilizzare questo qui di Kiko, che a dire la verità, cioè la prima volta che l'ho utilizzato non mi è piaciuto tanto. E infatti poi ho visto che una ragazza su Instagram mi aveva detto che non le piaceva. E effettivamente non è tra i miei mascara di Kiko preferiti, Però ho notato che quando non trucco molto gli occhi, cioè quando non li trucco proprio, metto solo il mascara. Questo mi piace perché li separa e li allunga, però è un effetto comunque molto molto naturale. Sono anche un po' in ritardo, Marco ha avuto l'emergenza, oggi è domenica, che doveva andare a lavoro per il fatto del terremoto, e visto che non ci siamo visti manco ieri sera perché c'era la partita del Napoli e lui l'ha vista a casa sua la partita, ho detto andiamoci a mangiare una pizza. Poi da domani io dovrei prendere la dieta, ultimamente non riesco, dieta nel senso mangiare sano, mangiare senza schifezze, perché comunque ho raggiunto il mio peso, ma lo sto un po' rimettendo perché sto mangiando come se non ci fosse un domani, e non si fa perché non riesco a smaltire non facendo attività fisica, quindi metto peso di nuovo, giustamente. Ma tutto sommato questa mascara mi piace, però lo sculpt mi piace di più. Ok, a questo punto tenterò di truccare il viso. Come? Prima di tutto con un fondotinta molto idratante, ed utilizzo Hydra, sempre di Bioniche, come la base, perché questo fondotinta qui è molto leggero, cioè ha una coprenza leggera, 102. E oh cacchio, è uscito troppo. Ed è ricco d'acqua, quindi è un fondotinta quasi nude. Non vi aspettate la coprenza elevata, ma io manco la voglio. E lo vado a stemperare e sfumare con questa spugnetta qui nuova della Real Technique, che ho acquistato da OVS, perché da poco Real Technique l'ha trovata in quasi tutti gli OVS e mi sono lasciata tentare. Vedete, non è che copre, per farvi capire, però quando avete questo problema, questo fondotinta dovrebbe andare bene, non
Non, allora, la pellicina è veramente un problema per il trucco, perché dopo un poco esce di nuovo, quindi tecnicamente è più difficile truccare una pelle secca che una pelle grassa. Però se utilizzate appunto un fondotinta ricco d'acqua che non si secchi, che io ho capito, cioè non solo ho una pelle di merda, mi succedono pure queste cose. Voi credete al malocchio? A Napoli noi ci crediamo molto, quindi immaginate me che non ci credo. Sì che ci credo. Cosa bella è questa spugnetta che ha un altro angolo dove, cioè, la parte più piccola mi permette di andare anche sul contorno occhi. Ok, a sto punto ci va la cipria e ovviamente non posso andare col piumino. Ma andrò con un pennello, questo qui di neve che amo, una cipria in polvere ultra sottile, sto utilizzando l'HD di Makeup Forever, che è una cipria molto molto leggera, però che secca molto se applicata diversamente, quindi vado giusto per togliere l'effetto appiccicaticcio. Avreste mai detto mi vedevate con la pelle secca? Poi vado con la Bahama Mama di The Balm e il pennello, questo qui di MAC, il 163, che non è tra i miei pennelli preferiti, ma dovete sapere, per fare il contouring, ma dovete sapere che ho lavato tutti i pennelli oggi, ci ho messo un'ora e mezza e quindi mi sto già screpolando. Quantomeno potete mettere, meglio è. Ed infine do un po' di blush, questo è di Defa Cosmetics ed è lo 03 ed è uno dei miei blush preferiti. Ci stiamo avvicinando al Natale, a Capodanno e ai top flop dell'anno e devo dire che questo secondo me lo inserirò perché veramente mi piace tanto. Come illuminante vado ad utilizzare questo che è di Becca Cosmetics, che l'ho comprato a New York ed è un illuminante molto leggero, si è messo con parsimonia, ha i riflessi tra virgolette oro, ma in linea di massima si perdono comunque nell'incarnato. Il colore che ho io è Champagne Pop, che non so se è un'edizione limitata, ma ridefinisco le sopracciglia con un pelo sulle labbra. Ridefinisco le sopracciglia con la matita Mercury di Nabla. Allora, sulle labbra vado prima con una matita. È la 415 di Kiko, di queste qui automatiche, che reputo veramente fantastiche. Ecco Marco. Vuoi amore? Ok, ciao. Sta giù, capolo. E poi metto questo gloss, sempre di Kiko, che è il numero 17. A disgrazia, come si dice a Napoli. È la prima volta che lo metto, quindi non so come. Bello, c'hai i riflessi oro. Ok, mi sono screpolata solo un po' sul naso, quindi posso anche andare così. E niente, questo è il look finito. Ho messo il gloss, aspettate, non ve l'ho detto, perché quando avete le labbra ipersecche, tutti i rossetti si crepano. Quindi o mettete un burro di cacao e basta. Ma volevo mettere un gloss proprio perché ho tante pellicine, quindi il burro di cacao non basta. Con il gloss la luce riflette e si mimetizzano. E niente, io spero che il look vi sia piaciuto, vi do un grosso grosso bacio e ci vediamo al prossimo Get Ready With Me. Un bacione, ciao!